Caro Ministro Orlando, ci rivolgiamo a te in qualità di Ministro del Lavoro per sottoporre la tua attenzione a una vera e propria ingiustizia che da molti mesi sul nostro territorio si sta consumando a danno di 158 lavoratori impiegati in un servizio straordinariamente essenziale, l'ospedale. Siamo operatori sociosanitari attualmente in forza alla cooperativa titolare dell'appalto presso ASL 5. Dopo molti anni di servizio prestato con impegno e dedizione tra le corsie dell'ospedale, ci troviamo nella condizione di dover affrontare le prove di un concorso pubblico per continuare a lavorare, senza che venga riconosciuto adeguatamente il nostro percorso professionale maturato. Tutto nonostante, ad avviso delle organizzazioni sindacali, esistano le condizioni giuridiche per poterlo fare, ci sono leggi ma non le si vogliono applicare. Caro Ministro, oltre a questa lettera voglio anche precisare che in tutti questi anni abbiamo lottato per i nostri diritti che pensavamo giusti, ma in confronto a quello che ci sta succedendo adesso, la perdita del posto del lavoro, tutto ci sta cadendo addosso. Non abbiamo più dignità, non abbiamo più un progetto per il futuro, non abbiamo più niente. Si vede tutti i giorni sul posto di lavoro, io sono una delegata, si vede tutti i giorni piangere la gente perché comunque ha costruito la propria vita su uno stipendio, su due forse, ma la maggior parte su uno. Siamo cresciuti ed invecchiati con questo appalto ed io non trovo giusto, io come i miei colleghi non troviamo giusto che in questo momento ci venga tolta la cosa peggiore, la dignità di essere umano e di lavoratore. In questi mesi di emergenza abbiamo retto insieme a tutto il personale impegnando nelle corsie. Il peso della pandemia, abbiamo lavorato senza soste e ci siamo pure ammalati. In questi mesi di emergenza ci hanno chiamato angeli, lavoratori indispensabili, anche eroi. Tutti i riconoscimenti che ci sono piaciute, ma non ci bastano. Adesso i vostri angeli riscono il posto di lavoro e Regione ASL si sono dimostrati sordi rispetto a ciò che insieme ai sindacati chiediamo, inascoltati, affinché gli anni di lavoro svolti presso ASL ci vengano correttamente riconosciuti. Caro Ministro, certi della sua sensibilità, ti chiediamo di incontrarci e ascoltare le nostre ragioni. Ti spiegheremo ciò che chiediamo, è solo di poter continuare a lavorare. Certi di un tuo riscontro, ti ringraziamo per l'attenzione.